Credo che ieri il Consiglio Comunale, l'aula del Consiglio Comunale ha visto nuovamente il trionfo di una sana politica, la politica che ha visto in questi giorni un confronto aspro, duro, a volte anche andando oltre i limiti con i toni, ma questo è comprensibile quando si tratta di argomenti così importanti. Sempre in sintonia con tutto il gruppo consiliare, col partito. Io credo che il Partito Democratico ieri è uscito da quel Consiglio Comunale con grande soddisfazione. Buongiorno, buongiorno e ben tornati a Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Abbiamo aperto, come avete visto, ancora con il Consiglio Comunale sui Talcementi e votarono tutti felici e contenti. Questo è il titolo che abbiamo scelto, anche perché avete sentito le dichiarazioni di Enrico Luciani, vice sindaco, nonché leader di Sinistra Ecologia e Libertà, che si è detto soddisfatto. Avete sentito anche quelle del capogruppo del PD, Annalisa Tomassini, che ha detto più o meno la stessa cosa. Stessa cosa, tutti dunque felici e contenti, tranne probabilmente l'ospite che invece abbiamo in studio questa mattina, ovvero Daniele Perello, che vi vado a presentare. Buongiorno Perello. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Allora, ne parleremo ovviamente di questo argomento con il nostro ospite Daniele Perello, poi avremo in collegamento anche Fabio Angeloni, giornalista addetto stampa del Comune e intanto appunto vediamo allora però i titoli che ci sono appunto sulle pagine dei giornali dopo questa questione, con questa questione appunto dell'Ital Cementi. Possiamo andare a vedere infatti che cosa scrive la provincia su questo argomento, perché c'è appunto l'intervento di Sinistra Ecologia e Libertà che dice: Sinistra Ecologia e Libertà già morte le larghe intese. Frascarelli dice: siamo stati propositivi. Questo il titolo scelto dal quotidiano La Provincia. Si parla, come dicevamo, di Italcementi. Luciani e i suoi, dopo il voto in aula, attaccano la minoranza che respinge ogni accusa. Vediamolo anche nella pagina interna questo titolo, eccolo qua: Italcementi, Sinistra Ecologia e Libertà, opposizione sconfitta, posizione ambigua del partito di Luciani, mentre la minoranza giustifica il voto in aula, la riqualificazione era già nei nostri piani. Flavio Magliani del Partito Democratico spara a zero, dice quella delibera andava emendata. Questo è quanto chiedeva appunto il consigliere comunale del Partito Democratico, che però appunto aveva si è astenuto, diciamo, nella votazione in Consiglio Comunale quando si è trattato appunto di alzare la mano per decidere se votare o meno questa delibera. Chi invece quella mano non l'ha alzata è appunto Daniele Perello, che fa parte dell'opposizione, naturalmente lista Moscherini. Perché non le è piaciuta a lei questa delibera? Beh, oltre che dire perché non è piaciuto a me, bisognerebbe anche dire perché altri hanno deciso di fare altre cose. Quindi cerco di riassumere entrambe le cose. A me non è piaciuta la delibera perché innanzitutto la delibera non è stata concertata. E c'è una bellissima canzone di Gaber che dice che libertà è partecipazione. Pertanto, e mi ricordo che anche proprio la stessa attuale maggioranza iniziò citando e parafrasando questo cantante. La delibera andava, semmai socializzata con l'opposizione, andava socializzata nelle sedi istituzionali dell'opposizione. Se si vuole collaborare, se si vuole capire qual è una situazione per risolvere un eco mostro, una situazione difficile delle case ermette, la situazione occupazionale, bisogna operare affinché l'opposizione venga convocata e venga messa in un tavolo dove si spiega quello che si vuole fare, dove si vuole andare e che cosa ha da proporre. Poi la politica è fatta di confronto, di scontro, di dialogo, di tante cose, ci sta, ma naturalmente non è che può essere fatto così perché una mattina due o tre consiglieri della parte dell'opposizione hanno deciso e cambiato idea, perché ricordiamolo. Questa delibera che ha suscitato tante, tante e tante polemiche sui giornali, è da maggio che ascoltiamo polemiche su questi giornali e chiaramente Sì, è da maggio che mi noi fanno ci sorridere tutti, campiamo voi ci bene, campate insomma. bene, insomma, su quello che dovete scrivere. È simpatica l'intervista del vice sindaco, insomma, dove giustifica queste motivazioni attraverso la grande
socializzazione del centro-sinistra, insomma, cioè, mi sembra veramente una l'aver scongiurato praticamente mi sembra, veramente, no? Mi sembra veramente una barzelletta, mi sembra una barzelletta perché comunque ha detto quello che ha detto sui talcementi, perché l'ha detto non soltanto sui talcementi ma anche su altre tematiche come l'AIA e quante nuove che avrebbe abbandonato la maggioranza e così non è stato. E, mentre invece l'opposizione ha fatto tutt'altro. Naturalmente chi ne esce forte di questo consiglio comunale è solamente il sindaco Pietro Di Dei, perché ha fatto una mossa politica perfetta. Infatti questo è quello che diceva. Ha isolato Sel e ha dimostrato così altrettanto che gli ha fatto capire a Sel di non alzare un po', di non abbaiare un po' troppo, perché altrimenti ha già pronto per aprire ad una nuova maggioranza. E chiudo con questa, la cosa particolare è che ricordo che sono rimasto stupito dal comportamento della parte dell'opposizione, pur sapendo che la sera prima alcuni si erano incontrati e avevano deciso di fare questa cosa, perché coloro che oggi hanno votato a favore questa delibera in Consiglio Comunale sono gli stessi che alla Commissione Consigliare delle 2 di 48 ore prima hanno votato contrario. Bene, allora introduciamo anche l'altro ospite, come vi dicevo, c'è Fabio Angeloni in collegamento con noi. Buongiorno Angeloni. Buongiorno. Allora Angeloni, ha sentito bene o male quello che ha detto Perello, giusto? Politicamente, Infatti, Tidei sì. Esce... del tutto è scomparso il collegamento. Angelone. Eccolo, lo rivedevo un attimo soltanto, che adesso lo ritroviamo subito. Allora, dicevo comunque, Angeloni, che praticamente se c'è un vincitore, se proprio insomma bisognerebbe se proprio dovremmo trovarlo un vincitore da questo consiglio comunale, chi ne esce assoluto vincitore di questa storia è il sindaco Pietro Tidei. Immagino che anche lei la pensi così. Io sono per simpatia e legame personale sarei anche portato a dire di sì, ma secondo me intanto vince il buon senso. C'è un ecomostro, c'è la necessità di abbatterlo, c'è la necessità di restituire quell'area importante alla città, c'era la necessità probabilmente anche di qualche chiarimento in più, sarebbe stato pure opportuno, sono d'accordo con Perrello, se lui si sente poco coinvolto in un'operazione così importante, il resto della minoranza no, lui sì, insomma, che ci fosse anche un momento di condivisione, che potesse raccontare ai suoi dubbi le risposte che cercava. Il vero vincitore è il buon senso. Diciamo, volendola mettere appunto sotto un piano politico, no? Cioè si è passati da una situazione in cui si correva il rischio che la maggioranza potesse andare in pezzi con Sinistra Ecologia e Libertà che se ne usciva, con anche qualche pezzo del Partito Democratico. Nel giro di qualche ora è successo esattamente l'opposto, cioè il centrosinistra completamente ricompattato e il centrodestra invece spaccato. Peraltro anche all'interno di stessi partiti, per esempio lista Moscherini, abbiamo qui Daniele Perello, lui ha votato contro, Moscherini ha votato a favore, il PDL, il capogruppo ha votato contro e il consigliere Frascarelli ha votato a favore, quindi anche da questo punto di vista probabilmente, come dire, Tidei ha avuto un successo politico strepitoso. Il buon senso abita dappertutto, poi alla fine non è che si ferma da una parte o da quell'altra, le logiche di schieramento evidentemente non hanno funzionato di fronte al buon senso e sono state superate. Poi noi, siccome dobbiamo raccontare tutti i giorni la politica ai cittadini, usiamo delle metafore sportive, e nella metafora sportiva c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi si spacca, c'è chi non si spacca. Per fare il titolo uno azzarda e dice da domani questi litigano tutti quanti, in realtà invece non litigava, alla fine insomma... certe dichiarazioni erano abbastanza... Assolutamente, però fanno parte di una politica, c'è una logica politica, io non penso che ci sia semplicemente, come dire, l'ormone della rabbia o della stanchezza, c'è una logica politica nella quale Sel si muove, attraverso anche un dibattito interno che non è come dire, che non è emerso, ma che è stato anche importante in un caso di questo genere. Tu stesso dicevi, ma com'è possibile che lo scenario è cambiato in poche ore? Lo scenario non è cambiato in poche ore, lo scenario è maturato, probabilmente quella parte che lavorava silenziosamente per
far maturare questo scenario anche all'interno di SEL, ha lavorato silenziosamente appunto, ma ha lavorato. Senta Perello, invece questa è la tesi appunto che propone Angeloni, no? Che praticamente in realtà gli accordi c'erano già da molto tempo prima, però insomma lei fa parte dell'opposizione, fa parte della lista Moscherini che, come dicevo, in parte ha votato a favore, in parte ha votato contro. Però ci dica la verità, c'era questa idea che si potesse arrivare a fare le larghe intese con l'esclusione di Sinistra Ecologia e Libertà e quindi l'inserimento, diciamo, di questa maggioranza molto più ampia, questa idea forse era balenata in voi o no? Io penso che l'idea, io non faccio i processi alle intenzioni, è chiaro che comportamenti e anche modi stessi di fare politica di opposizione in questo momento portano a pensare questo anche nella diceria popolare, però non sono uno che fa i processi di intenzioni, io piuttosto preferisco analizzare quello che accade. È chiaro che al di là capisco anche, insomma, come portavoce del sindaco, come ufficio stampa, l'amico Fabio Angeloni debba giustamente difendere queste cose e stigmatizzare questi comportamenti di SEL, ma è chiaro che voi non vi siete inventati nulla, tutto quello che c'era è stato detto, fatto e strillato anche in piazza, C'è stato retrofonte che personalmente poi sono problemi loro, a me veramente non interessa del perché. È chiaro che sicuramente nel ruolo del vice sindaco non mi sarei sentito felice di dire abbiamo vinto perché abbiamo scongiurato le larghe intese, insomma mi sembra un po' una vittoria di Pirro. L'abbiamo vinto quindi noi manteniamo la poltrona, non mi sembra un ragionamento molto logico. A me quello che lascia pensare è come 4-5 consiglieri, tra l'altro non li metto neanche tutti sullo stesso piano, perché è possibile che qualcuno l'aveva già deciso da tempo. Io ho parlato con qualcuno separatamente già ancora prima di incontrarsi, mi aveva detto che lui era favorevole a questa delibera perché faceva parte della sua cultura sociale, storica, e che quindi avrebbe a sua coscienza votato in una certa maniera, e questo fa nella libertà del consigliere comunale. Ma è difficile più spiegarmi come chi membro della commissione urbanistica il lunedì, il venerdì ha votato contrario e il martedì vota favorevole, insomma. Cosa è successo in questi tempi? Con una delibera che non è cambiata di una virgola. L'amico, non è cambiata di una virgola. L'amico Angeloni mi fa piacere sentirlo, insomma, che stigmatizza tutto il nome del buonsenso. È simpatico come è borderline, come da un lato può essere buonsenso, dall'altro può essere inciucio o viceversa, insomma. Quindi è una linea molto sottile. Su questa cosa io voglio dire che secondo me non nascono le larghe intese, non nascono perché non ce n'è la volontà di nessuno di far nascere le larghe intese, però c'è un'altra cosa. Infatti diceva, ne parlano tutti, io non ho mai parlato. Non ne parla, ma non nascono perché lui è una maggioranza blindata anche da assetti e da equilibri romani. Basti pensare a Zingaretti con Smeriglio, che sicuramente sono cucitori di questo rapporto, basti pensare ad altri tipi di ragionamenti. E chiudo dicendo che cosa, non nasceranno le larghe intese, ma ho paura di un'altra cosa, che rafforzerà solamente il ruolo del sindaco. Nasceranno le larghe sottointese, cioè che su alcuni 4-5 tematiche, una battuta che ho fatto in Consiglio Comunale, dove su 4-5 tematiche importanti il sindaco avrà una parte della minoranza che non avrà né assessorati né incarichi né nulla, ma sulla quale potrà contare. Questa sarà una cosa grave. Io cosa ho detto guidando il Consiglio Comunale? L'opposizione vota no. Le consento una breve replica, Angeloni, poi dopo parliamo d'altro. Volevo solo domandare, non ho sentito bene se ha detto una maggioranza bendata o blindata. Blindata. Avevo capito bendata. No, blindata. Allora andiamo avanti allora con le altre notizie, perché questa insomma è una rassegna stampa. Vediamo come hanno aperto però i due giornali principali della città questa mattina, con la provincia che apre su questa vicenda, quella del centro chimico di Santa Lucia, che ho l'impressione farà parlare molto ancora. Tidei, l'inceneritore non sa da fare, questo il titolo. Il sindaco prende tempo e scrive ai ministri della difesa e dell'ambiente. Troppe fonti inquinanti città, per l'ossidatore termico è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale. Vediamo il titolo anche nella pagina interna. Ossidatore termico, stop alle procedure, questo è quanto scrive nel titolo la provincia. Si parla, come detto, del centro chimico di Santa Lucia, il sindaco scrive ai ministri della difesa e dell'ambiente, si tratta di un inceneritore, necessaria una valutazione di impatto ambientale, questo è il titolo d'apertura, come abbiamo visto, per quel che riguarda la provincia. Sul Messaggero invece si parla di crociere porto a gonfie vele, questo il titolo principale, 2 milioni e mezzo di passeggeri nel 2013, più 4,2%,
Lo scalo sempre più leader in Italia, Venezia seconda con grande distacco, in crescita anche le navi, quest'anno 951 attracchi e stiamo parlando ovviamente di turismo. Allora, commentiamo un attimo queste due notizie con i nostri ospiti, cominciamo con Perello, perché questa questione dell'inceneritore, soprattutto Perello, è davvero allarmante, perché insomma sembrerebbe, ad esempio ieri nella nostra rassegna stampa abbiamo mandato anche le dichiarazioni che sono state fatte da molti esponenti politici, primo fra tutti Gino De Paulis, che da tempo ha tirato fuori questa questione e dice è già tutto fatto, c'è il segreto militare, nessuno saliente, ma è tutto già bello e stabilito, bisogna preoccuparsi. Bisogna preoccuparsi anche tanto, poi insomma la denuncia di Gino De Paulis avviene già, devo dire la sincera verità, ve lo do di cronaca, avviene già da un paio di mesi da questa parte, perché lui sicuramente conosce bene quella zona, penso anche lavorandoci, insomma, quindi, anche se da civile non da militare. E è una cosa veramente, veramente grave, perché il segreto militare vige su una cosa che andrà a creare l'ennesima servitù ambientale su Civitavecchia in un periodo insomma dove sulle cronache anche a volte siamo già usciti sulle percentuali di città inquinante, percentuali di tumori eccetera eccetera, e penso che questo territorio non debba dare più nulla, quindi non so se basta solamente scrivere al Ministro, qui penso che ci sia bisogno proprio di qualcos'altro, anche di qualcosa di un sentore più forte, quindi non solo di magari approvare immediatamente una delibera di Consiglio Comunale da mandare alla Regione su questa questione, ma e far sì che anche la Regione approvi questa cosa, che non si faccia a Civitavecchia, ma bisogna fare altrettanto, insomma, chi predisposto come il Sindaco, come i più alti rappresentanti di questo territorio, recarsi direttamente dai ministri a cercare di stoppare questa cosa, perché se è vero che è tutto pronto, c'è il segreto militare, beh allora è una bella cosa grave, non penso che sarà una cosa che sarà ben accettata dal territorio e che faranno tranquillamente. Personalmente sono disposto a qualunque tipo di atto collaborativo per quanto riguarda l'azione politica da fare su questo questione. Anche perché insomma, di servitù ambientali ne abbiamo già abbastanza. Ne abbiamo già abbastanza, abbiamo dato troppo. Oh, Angeloni, è un primo passo quello del sindaco in merito a questa vicenda, quello di aver scritto al ministro, se ha in mente anche di fare dell'altro, questo volevamo sapere. Ovviamente non lo so, io faccio il portavoce, me lo dirà stamattina, se vuole dirmelo. Ma in realtà sì, è sicuramente un primo passo. Sono d'accordo con Perello, questa è una vicenda grave, anzitutto perché non se ne conoscono i contorni. Potrebbe anche essere che l'inceneritore che fanno lì, che è un ossidatore, sia una cosa stupenda, magnifica, ma non lo sappiamo, non sappiamo niente, quindi ci muoviamo al buio, ci muoviamo già in un quadro dove la salute, dove l'ambiente, insomma, vanno difesi giorno per giorno. In questo momento non abbiamo notizie, quindi il sindaco intanto ha chiesto notizie e poi ha detto due cose secondo me molto, molto interessanti. La prima è che qualsiasi sia questa cosa, un missile, un'astronave, quello che si sono inventati, non lo so, deve essere sottoposta a una valutazione di impatto ambientale e deve essere sottoposta, secondo anche le normative europee, a una valutazione di danno sanitario. Dobbiamo capire che cosa c'è. Allora, nel momento in cui non perché capiamo... da questo punto di vista, scusa se ti interrompo, da questo punto di vista indubbiamente il sindaco ha un potere, perché è il primo cittadino che tutela la salute della città, quindi qualcosa da questo punto di vista lui può fare. Anzitutto c'è una responsabilità e se la sente moltissimo. Ieri era preso da questa cosa e ci siamo mossi con l'osservatorio ambientale, abbiamo allertato il Presidente dell'Osservatorio Ambientale, abbiamo chiesto a lui qual era la strada migliore anche dal punto di vista normativo, anche se quella è un'installazione militare e sarà, intanto, cioè, voglio dire, anche la questione del segreto militare, non è che il segreto militare cala dall'alto, se queste cose servono per, come dicono, per smaltire armi della Seconda Guerra Mondiale, beh ce lo devono spiegare il segreto militare, perché sulle armi della Seconda Guerra Mondiale il segreto militare è un po' duro, insomma, no? Da digerire. Certo. Quindi, ci sono tanti aspetti da chiarire, tanti aspetti da chiarire. In questo momento siamo nel buio, speriamo che questa mossa che nel frattempo ha fatto Tidei riesca a cominciare a fare luce su questa vicenda. È una vicenda importante, una vicenda secondo me molto grave.
molto grande. Infatti, chiedevo una cosa ieri anche agli ospiti che avevamo ieri in studio. Ieri c'era Fabrizio Lungarini e la nostra Sonia Bertino. E la domanda era che non è che poi va a finire che questo ossidatore, inceneritore, così come si chiamerà, poi alla fine, una volta smaltite le armi, comincia a smaltire qualcos'altro, a cominciare dai rifiuti? È una domanda che pongo a tutte e due. Chi mi risponde per primo? Io penso che fanno smaltire a niente, non si deve... io penso che proprio non si deve, cioè si parte da un punto fondamentale, non si deve fare, punto. Quindi non vengono date neanche aree, non smaltisce nulla dell'altro, perché poi, non penso, se proprio il Ministero della Difesa ha questa esigenza di smaltire alcune cose dalla Seconda Guerra Mondiale, che lo faccia altrove. Sì, Angeloni? Ma io sono d'accordo, cioè la battaglia si fa per non farlo fare. E non penso che poi bruciare le immondizie sia più grave che bruciare quello che avrebbero bruciato prima. Cioè, no, è grave comunque, forse quello il prima sarebbe pure più grave del dopo, perché non sappiamo cos'è. Cioè, si parla di sostanze che, nitrite, gas del vino, di che stiamo parlando? Cioè, ma qui stiamo veramente parlando, cioè, nei confronti di un'installazione militare che sta lì da anni, che ha stoccato scorie da anni, che per assurdo erano talmente tossiche ed erano talmente tante che ci hanno difeso dalla possibilità di avere la discarica di Malagrotta all'NBC, perché il ministro disse no, io lì non ci metto le mani, perché se apro quel vaso di Pandora non so quello che trovo. E quindi, come dire, siamo stati difesi dal veleno sostanzialmente, che già è una situazione paradossale. A questo punto si aggiunge non solo il veleno, ma i prodotti della combustione, di non si sa bene quali veleni. Il discorso finisce lì, chi vuole andare oltre, voglio dire, occupiamoci di questo, poi facciamo anche dietrologia, ma occupiamoci seriamente di questo. Bene, allora andiamo avanti invece adesso con la nostra rassegna stampa, andando a vedere appunto quelli che sono altri titoli. C'è ad esempio anche abbastanza cronaca sulle pagine dei giornali questa mattina. Cominciamo a vederla dal quotidiano La Provincia, come per esempio questa prescrizione per il processo sul reparto al reparto di SPDC. Nel 2005 un paziente si era gettato dalla finestra ed è appunto poi deceduto. Morte a SPDC senza un colpevole, questo il titolo scelto dal quotidiano La Provincia. Il processo per omicidio colposo si è chiuso ieri per avvenuta prescrizione, il caso di un paziente che nel luglio 2005 si gettò dalla finestra del reparto psichiatrico. Questo appunto è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Titolo che troviamo anche sulla pagina del Messaggero, eccolo qua, ASL in 8 a giudizio per omicidio colposo ma reato prescritto, malato si gettò dalla finestra del San Paolo, nel 2005 il processo si chiude senza la sentenza, giustizia, così la definisce il Messaggero. Anche insomma, oggi proprio non è proprio una bella pagina di giustizia questa prescrizione su una morte di questo tipo. Vediamo anche il titolo invece su un'altra situazione di cronaca che si è venuta a creare ieri a Palazzo del Pincio, proprio sotto Palazzo del Pincio, dove c'è stato l'intervento dei servizi sociali per una donna che ha detto: vivo in una baracca, una ragazza appunto si incatena al portone del comune. C'è stato, come detto, l'intervento dei servizi sociali. Vediamo anche qui il titolo nella pagina interna, eccolo qua: senza tetto si incatena al Pincio, questo il titolo, la protesta di una ragazza di 21 anni disoccupata e con problemi economici, per dormire in una baracca pago 300 euro al mese, dice questa giovane. Angeloni, purtroppo queste situazioni sono sempre più frequenti, non soltanto in città, ma insomma un po' in tutto il paese. Come avete vissuto voi questa cosa ieri a Palazzo del Pincio? Abbiamo vissuta in due modi. Intanto la persona che si era incatenata, una giovanissima ragazza, molto simpatica peraltro, molto tenera. È aiutata dai servizi sociali da 18 anni, quindi è seguita, è seguitissima, l'affitto glielo paga il comune, quei 300 euro glieli paga il comune. Lei non ne poteva più di stare in una situazione così terribile come stava, ha dato adito a questa protesta, era già stata inserita anche dal punto di vista lavorativo in una lista delle cosiddette borse di lavoro, e quindi probabilmente
già dal mese prossimo avrà anche un'occupazione per quello che sono queste borse lavoro. E il Comune, per come si è mosso, teniamo presente che l'emergenza sociale è gravissima, questa amministrazione ha raddoppiato i fondi per l'emergenza sociale, anche in questo caso era un caso in cui l'amministrazione era presente. Quello che sinceramente si può fare di più, per esempio, è avere una procedura un po' più consolidata nell'affrontare questi casi. In questi casi c'è una persona che soffre, c'è una persona disperata, evidentemente, bisogna non arrivare a quel tipo di disperazione, bisogna trovare le risposte prima, anche se in questo caso le risposte c'erano, erano pronte. Si trattava proprio di un caso di disperazione personale e di disagio nel fatto di dover abitare in una capanna poco più, insomma, ecco, una baracca a Termini di Traiano. Evidentemente gli è stato trovato un bed and breakfast, la ragazza ha potuto portare il cane perché è molto affezionata a questo cane, quindi il problema non era trovare il posto a lei, era trovare il posto a lei e al cane, perché si sa che il bed and breakfast in Italia, stranamente e in una maniera ancora che io definisco non poco civile, molto spesso non prendono gli animali neanche di piccola taglia. Il Comune sta facendo del tutto per, e questo caso stesso lo dimostra, per assolvere ai suoi doveri nei confronti dell'emergenza sociale. È un'emergenza grave. Noi, il Sindaco ha convocato una conferenza dei servizi su questo tipo di emergenza e su come affrontarlo, perché anche se ieri è andata bene, la ragazza poi alla fine è stata contenta, noi siamo convinti che anche in questi casi il Comune debba muoversi con mano leggera e con grande rispetto delle persone, con grande rispetto anche conoscendo le situazioni, tentando di evitare quello che è possibile evitare, di prevenire quello che è possibile prevenire, ma nel caso in cui ci sono emergenze di questo genere non si scherza con la sensibilità, con la mente, con l'animo già messo a dura prova della vita di una ragazza di 21 anni. Certo che no. Andiamo avanti ancora con la rassegna stampa, con questo titolo che troviamo ancora sulla pagina del quotidiano Il Messaggero, perché c'è una mozione per migliorare i trasporti regionali, è stata presentata dai grillini e approvata all'unanimità. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia, titolo che troviamo anche nella pagina interna. Eccolo qui, pendolari, occorre maggiore controllo sul servizio, l'obiettivo del Movimento 5 Stelle che ha presentato una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Gino De Paulis di Sinistra Ecologia e Libertà dice ha chiesto l'introduzione nel bilancio del finanziamento per lo Stato metre bus, questo è quanto scrive appunto il quotidiano La Provincia. Sulla pagina del quotidiano del Messaggero invece troviamo queste due notizie che riguardano bene o male i rifiuti. Qui intanto una discarica di amianto alla fermata dell'autobus, che è una cosa che ovviamente non vorremmo mai vedere, però c'è in via Braccianese, c'è tanto di foto che lo dimostra, l'area transennata ma l'Eternit non viene rimosso, questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero. Nello stesso tempo c'è questa notizia che in realtà potrebbe in effetti essere utile anche per quello che abbiamo visto poco fa, ovvero maxi rifiuti, da sabato ci sono due isole itineranti al mese e stiamo parlando ovviamente di ambiente. Questo argomento lo troviamo anche sulla pagina del quotidiano Il Messaggero, La Provincia, chiedo scusa, eccolo qua, torna all'appuntamento con le isole ecologiche itineranti a partire da sabato prossimo. Vediamo anche qui il titolo nella pagina interna, eccolo qui, da sabato torna all'appuntamento con le isole ecologiche itineranti, si parte dall'ex caserma Steger, si potranno conferire gratuitamente appunto rifiuti ingombranti. C'è da dire che questa, Perello, delle isole ecologiche è una battaglia che è stata vinta sicuramente dalle associazioni ambientaliste della città, perché l'hanno voluta per tanto tempo, alla fine sia la precedente amministrazione che questa la stanno adottando. Sì, infatti ricordo perfettamente che quando fu fatta nella passata amministrazione la prima isola ecologica alla quale partecipai a vedere, mi rimasi sorpreso dal fatto che parteciparono tantissime persone che venivano, che portavano chi un pelo a lavatrice, chi il frigorifero. C'ho un sacco di roba da buttare nel garage, non riesco a farlo. Ma non solo chi l'aveva di casa, anche chi l'aveva di casa in campagna, di cose che comunque aveva dismesso e che aveva appoggiato lì. E quindi è stata un'iniziativa ottima e importante per la città. È chiaro che resto allibito e esterrefatto quando vedo le foto come quelle del Messaggero di questa mattina, dove c'è l'amianto,
mi sembra che sia anche tagliato, che sia anche tagliato, quindi sia stato tagliato da qualche parte, quindi non a norma di legge con tutte le ispezioni sanitarie, e buttato lì tagliato, che quindi inquina continuamente, perché è vero che se l'amianto è fermo da una parte, come c'è non ai dovrebbe talcementi, creare non dovrebbe grossi creare grossi problemi, problemi però oggi, insomma. però è già un problema. Immaginare tagliato così. Quindi penso che sia veramente una cosa, non il terzo mondo, ma penso ancora peggio del terzo mondo. Una cosa, non capisco come chi ha fatto un lavoro del genere in una casa, in una situazione anche di una casa in campagna, di quello che sia, possa poi buttarlo lì magari di notte. È veramente una cosa allucinante, stare indietro di 30 anni. Ecco, quando vedo queste cose in città mi preoccupano perché mi preoccupano le mentalità delle persone proprio su questa materia, anche perché poi non costa neanche tantissimo smaltirlo, mi sembra che si paghi un certificato di 30 euro e uno se sa i danni che può causare Li spende l'amianto li volentieri, spende dice. volentieri, piuttosto che su Senta, altre Angeloni, cose. invece questo ecocentro quando parte? L'ecocentro so che è collaudato, stanno aspettando l'inaugurazione o poco più, insomma. I pezzi di carta che sono tutti l'ecocentro c'è. Queste sono le ultime notizie che io ho. No, volevo riallacciarmi a questa cosa che diceva il consigliere, ha ragione, cioè non è pensabile una città. Cioè, anche tu Stefano, quando dici giustamente, dici, è stata vinta la battaglia per le isole ecologiche dai movimenti ambientalisti, e per avere un'isola ecologica bisogna fare una battaglia. Cioè, Appunto. è una cosa allucinante. Cioè, io ho pure un televisore da buttare adesso, lo diciamo così, come te, come tutti. Allora, è evidente che queste sono cose che fanno parte della normalità amministrativa, fa parte invece della straordinaria. Chiamiamolo inciviltà, ma chiamiamolo anche maleducazione, prendere un rifiuto speciale, peraltro si mettono in difficoltà la stessa città pulita, non è che può andare là col camion e portarlo via, perché comunque lo deve smaltire come va smaltito un rifiuto speciale, e quindi diventa anche un costo per la collettività, diventa un costo e attualmente è un pericolo. L'invito ai cittadini sarebbe quello di tenersi la città un po' più pulita e di aiutare l'amministrazione, città pulita, a tenerla per quello che è, una città bella, una città alla quale vogliamo tutti bene, adesso senza buttarla nella retorica. In questo momento ci sono una serie, 2 volte a settimana c'è una polizia straordinaria per ogni quartiere. L'ultima volta sono intervenute 25 persone a Campo dell'Oro, hanno messo a posto quello che hanno messo a posto, in 25 persone con delle squadre, con tutte le attrezzature, con tutto il ciclo completo. Si sta provvedendo alla polizia straordinaria della città. Bisognerebbe avere uno straordinario senso civico in concomitanza, avere la campagna per lo straordinario senso civico in concomitanza con queste pulizie straordinarie, che se no non servono a niente. C'era un vecchio detto, mia nonna diceva, fa prima uno a disfare che 100 a fare. Certo, è Sì, un ma c'è un vecchio detto. problema, proprio su questo completamento devo dire una cosa, proprio per onor di cronaca, c'è un problema sociale, al di là dei problemi interni alle amministrazioni comunali, quindi la gestione delle società partecipate come Città Pulita e su dei casi anche giusti dove ce ne sono troppi o dove ce ne sono pochi o di assenteismo o meno, c'è un problema sociale in città che non si può negare, che non va solamente nel vandalismo che fa il ragazzo che scrive al centro della città la scritta sul muro appena ristrutturato. Ma c'è un vandalismo che va a Cioè, distruggere alla e c'è un fine. vandalismo che va a sporcare. Ci sono Esatto. zone della città dove buttano ancora. A me dispiace, Alla sono fine è scie molto chiese meno grave una scritta nel sul muro muro, piuttosto che una situazione del genere. buttano l'immondizia dai finestrini. Ci sono zone sulla salita dello Sport Garden verso San Liborio, altre zone dove la buttano dai finestrini. Quando ci sono i cassonetti, poi magari a 100 metri, 150 metri. Esatto. Ecco, questo è un problema sociale che questo, come amministrazione politica d'opposizione e maggioranza di tutto, ma anche come associazione di tutto, dovremmo capire come combattere, che non va solamente nell'educazione, nei bambini, fin dalla scuola, ma va anche, io sono per delle punizioni severissime nei confronti di chi fa questi atti vandalici. Allora, andiamo avanti ancora, perché vi faccio vedere una cosa adesso, che abbiamo mandato in onda ieri, nella puntata di ieri, appunto di Dentro la Notizia, che sicuramente è destinata anche questa a far discutere molto a livello, politico. Ci abbiamo fatto poi un servizio che è andato in onda, nel TG di, ieri sera, una dichiarazione fatta proprio lì dove è seduto adesso Daniele Perello dall'ospite che avevamo, in studio ieri, ovvero, il consigliere comunale Fabrizio Lungarini. Prego la regia di mandare in onda il servizio. Per Acanthus arrivano incoraggianti segnali d'attenzione da parte dei politici sul progetto, tanto che dalla società si dicono pronti a partire. Peccato però che il sindaco Pietro Tidei frena.
Come si fa, si chiede il primo cittadino, a dire di essere pronti a partire con i lavori quando la società non è nemmeno in possesso della subconcessione mineraria per l'utilizzo delle acque termali? Per non parlare poi del coinvolgimento di qualche personaggio nell'inchiesta sulle terme avviata dalla Procura. Insomma, per Tidei ci sono tutti i presupposti per revocare la delibera per l'affidamento della gestione delle terme e ricominciare il procedimento ex novo. E già alcuni giorni fa il primo cittadino aveva avvisato i responsabili di Acanthus. Se continuano a parlare a sproposito, potrei anche pensare di trasformare quei terreni in agricoli, così non potrebbero costruire. Ma ad aprire le porte alla società romana, andando contro il pensiero del sindaco Pietro Tidei, è invece il consigliere della lista civica Ritorna il futuro, Fabrizio Lungarini, che intervenendo a Dentro la notizia, la rassegna stampa in onda questa mattina, ha detto la sua. Su questo do uno scoop. Io preannuncio la mia personale, io sono personalmente favorevole allo sviluppo termale immediato, cercando di anche con Acanthus. Acanthus risulta essere proprietario di gran parte dei terreni che insistono in quella zona. Se risolviamo il problema amministrativo legato alla vecchia gara già bandita dalla vecchia amministrazione... Non è soltanto un problema amministrativo, c'è anche un problema penale. Bravissimo. E io voglio proprio attendere le controdeduzioni fatte a quella perizia che ho avuto modo di visionare, che definisce quel procedimento abnorme. Io farei un piccolo time out su questa questione, aspettando le determinazioni magari del giudice delle indagini preliminari, che scioglierà questa riserva e ci dirà se quel procedimento è completamente viziato oppure se si può sanare in altra maniera. In realtà ho paura che se la si porti per le lunghe, se noi annulliamo tutta la procedura e riniziamo da capo, perché è già stato preannunciato un ricorso in tutte le sedi civili amministrative da parte della società che era la vecchia aggiudicataria, e quindi chi dovesse partecipare alla nuova gara per le terme si troverebbe ancora una volta sub iudice, come sub iudice attualmente sono anche la vecchia costruzione. Io sono per risolverli i problemi, non per complicarli. Angeloni, ha sentito? Ho sentito, il consigliere Lungarini affronta, devo dire, mi pare molto correttamente, una parte del problema. Cioè lui dice il magistrato ha definito abnorme la procedura che è stata seguita. Abnorme in termini legali non è una cosa, no, è abnorme, cioè una roba, una mostruosità sostanzialmente. Ed è questa la stessa perplessità che esprime Tidei. Cioè, in quella procedura, così com'è definita oggi da un magistrato, da un procuratore, e così come appare, non è percorribile, e quindi time out o non time out, in questo momento lì c'è un bel segnale rosso che dice tornare indietro e quindi rifare da capo. Se poi questo abnorme in qualche maniera viene cancellato, resta un altro problema. Questi signori dicono: vuoi fare le terme? Sì, ce l'hai l'acqua? No. Ma vuoi fare le terme? Sì, ma ce l'hai l'acqua? No. Cioè, c'è una contraddizione. Uno che vuole fare le terme prende l'acqua, intanto ci fa sapere com'è fatta st'acqua, quali qualità curative c'ha. Io ricordo ero ragazzo, fu chiamato un certo professor Messina che fece l'analisi organolettica e l'analisi chimica delle acque della Viconcella. Dal punto di vista organolettico venne fuori un disastro, dal punto di vista chimico no. Sono passati penso 40 anni, 30 anni e non, di quell'acqua non si ha più certezza neanche di che cosa stiamo parlando, se è una cosa termale o se è una cosa non termale. Lo sappiamo tutti che è una cosa termale, però ci vogliono anche i pezzi di carta messi a posto. Allora, c'è un problema minerario, di subconcessione mineraria, quello va risolto, se no non puoi fare le terme, puoi fare un'altra cosa, puoi fare i palazzi attorno al comparto termale se te li fanno fare, ma non puoi fare le terme. C'è un problema giudiziario nel quale il consigliere Lungarini chiama il time out e quindi assolutamente ci aspettiamo che cosa ci dice il magistrato. Ecco, di fronte a questi due problemi poi si trova, risolti, sciolti questi due nodi, si trova una soluzione. Ma non si può pensare che cominciamo domani a fare che se l'acqua non ce l'hai che vuoi cominciare. E bene, oltretutto allora, dall'altra parte c'è un giudice che dice che quello che hai avuto era una procedura che non stava nelle cose, perché era una procedura destinata ad altri scopi, invece qui va usata una procedura più corretta, più, questo è quello che dice il magistrato, vedremo se il GIP lo conferma o meno. Il consigliere Lungarini, che peraltro è avvocato, dice aspettiamo quello che dice il magistrato,
time out, dopodiché avremo un elemento per decidere. Manca il secondo elemento, che è quello della concessione. Bisogna aspettare la magistratura, come spesso succede in questo paese, anche in questo caso. Però da un punto di vista politico, Perello, questo può aprire secondo lei un altro scenario, insomma, abbastanza problematico per il centrosinistra? Una premessa. Anche perché le Terme è uno dei famosi punti, anche che mette Sel, no? E delle larghe intese che hanno... quelle che hanno perso, insomma, quelle non quelle perso. Che si vengono a creare. E una cosa sulla quale sono d'accordo e una cosa sulla quale non sono d'accordo, su quanto detto. Sono d'accordo che se c'è un problema adesso, che GIP sta facendo gli accertamenti per tutte quelle questioni che perfettamente sappiamo, e si vuole fare un time out di un secondo per capire bene come andranno a finire e quali saranno tutte le deduzioni, penso che siamo tutti d'accordo. Dall'altro c'è un altro tipo di problema. E qui penso che si vada oltre le considerazioni personali, si vada proprio su un problema di natura politica. Un problema di natura politica per il quale il sindaco, forse proprio perché non è spalleggiato da qualche consigliere con buonsenso, o da qualcuno che cerca di dire, siccome siamo amministrazione cerchiamo di farle queste Terme benedette, perché sennò, come ho sentito io da ragazzino, le sentirà anche mio figlio quando avrà la mia stessa età. Quindi cerchiamo di dare un segnale che siamo quelli che mandiamo avanti il progetto delle Terme. Mentre... Angeloni dice stop, fermiamoci un attimo, time out, dice lo stesso Longarini, e il sindaco anche sulla stampa ha detto altre cose, ha detto faccio un nuovo bando, ha detto via il nuovo bando, ha detto, esatto. Che è un'altra cosa, perché via il nuovo bando e crea, e qui Longarini è un giurista e sicuramente ha fatto una perfetta fotografia di quella che è la situazione, significherebbe che fare un nuovo bando dove parteciperanno nuove società o non parteciperanno, perché ricordiamo che Ancantus ha vinto sì il bando europeo della gara del mare, ma è stata l'unica società a presentarsi. Esatto. E se verranno, loro naturalmente non parteciperanno al nuovo bando, non parteciperanno per la semplice motivazione, perché come perfettamente sapete, se partecipano sanano, quindi loro non partecipano e farebbero ricorso. Il che significa che non mio figlio sentirà parlare delle Terme, mio nipote sentirà parlare delle Terme, perché ci saranno ricorsi questo e ricorsi storici. Questo è quello che preoccupa Longarini alla fine. Questo no? È quello che preoccupa Longarini e che preoccupa tutti. A me preoccupa il sindaco quando dice facciamo un nuovo bando. Il sindaco invece dovrebbe dire no, fermiamoci un attimo. Però come ha detto adesso Fabio Rossi. Anche... Quando tu ti fermi su una strada, ne cominci un'altra. No. Il problema è sì, perché non stai fermo. Allora che devi fare? Rimani fermo a aspettare che gli altri decidano? Intanto cominci un'altra strada. Allora non è time out, allora vuol dire sciogliere la partita e iniziare un'altra partita. No, ma tu sai che i tempi insomma per fare un bando europeo non è che ci mettiamo d'accordo io e te, andiamo in là, facciamo un fax. No, non è che appunto. Ci sono dei tempi nei quali molto più lunghi. Questo elemento di riflessione che dici tu è stato anche oggetto di riflessione da parte del sindaco, lo è, perché sicuramente ci sta un... Ma anche perché insomma c'è un momento c'è un in cui problema... aprire un conflitto significa portarla alle lunghe. Anche perché c'è un problema effettivamente insomma non da poco conto, perché insomma l'indagine, l'inchiesta che c'è su questa storia è un'inchiesta piuttosto importante, insomma, si parla di corruzione, si parla di reati insomma abbastanza gravi, quindi insomma è effettivamente... Indubbiamente forse la cosa su cui siamo tutti d'accordo probabilmente è che bisogna aspettare prima di tutti la decisione del GIP per vedere poi quello che succede. Ma tieni presente che i reati attengono alle responsabilità personali. E quindi si può avere anche il caso in cui c'è una persona che ha compiuto un reato, un'altra persona che ha compiuto un reato. Un'amministrazione, come dire, è al di sopra delle persone in qualche maniera. Ma quello che proprio è lo stop in quello che ha detto il giudice è quello che ricordava Longarini, la definizione di abnorme in quella procedura. Esatto, allora, esattamente. Se quella cosa in qualche maniera qualche altro magistrato non la cancella, l'amministrazione non è che può dire... Continuiamo quella procedura abnorme, oltretutto diventa abnorme due volte perché la concessione subconcessione mineraria all'acqua non ce l'hanno, quindi è abnorme e è mostruosa a quel punto. No? Insomma, i nodi di Acanthus ce ne sono tanti da chiarire, non ce ne sono pochi da chiarire. Certo che la sì. Valutazione di fare un'altra strada o meno e di mettersi in un contenzioso è una valutazione seria, difficile da ponderare. Insomma. Bene, andiamo avanti allora con le altre notizie, ci spostiamo sulla parte del comprensorio a questo punto per andare a vedere appunto quelle che sono le notizie che troviamo sulla pagina del quotidiano La Provincia, c'è ad esempio questa che riguarda l'agraria con il candidato Dolfetano Ferlicca che illustra quello che sarà il suo programma, vediamo il titolo anche nella pagina interna, eccolo qua, elezioni dell'agraria, c'è fermento in collina, a Tolfa i candidati illustrano i rispettivi programmi agli iscritti.
iscritti. Vittorio Ferlicca punta ad una maggiore sinergia con il comune, questo il titolo. Poi si parla di Mare Sicuro 2013, c'è un bilancio da parte della Capitaneria di Porto. L'estate ormai purtroppo ce la siamo lasciata alle porte, visto insomma anche il tempo di questa mattina e dei giorni scorsi. Mare Sicuro 2013, bilancio positivo della Capitaneria di Porto, questo comunque il titolo per quel che riguarda la pagina della provincia. Capitaneria di Porto, 3 mesi di risultati, questo è il titolo nella pagina interna. Il comandante Giuseppe Tarsi ha tracciato un bilancio dell'operazione Mare Sicuro 2013, numerosi controlli effettuati dai militari su tutto il litorale, ma sentiamoli nel dettaglio questi risultati attraverso il servizio di Fabio Marucci. Vediamo. Capitaneria di Porto traccia un bilancio sull'operazione Mare Sicuro 2013, iniziata il 24 giugno e conclusasi l'8 settembre. Due le fasi in cui l'attività è stata suddivisa, la prima preparatoria e la seconda esecutiva operativa. Particolare attenzione i militari hanno dedicato alla sensibilizzazione dell'utenza sul corretto uso delle spiagge, con l'obiettivo di prevenire eventuali comportamenti illegali. Grazie alla sinergia con gli organi di informazione, la Capitaneria ha pubblicizzato accuratamente il numero blu 1530 per le emergenze in mare. Incisivo il lavoro condotto in questi mesi dagli uomini del capitano di vascello Giuseppe Tarsia, anche sotto l'aspetto della valorizzazione del ruolo dell'assistente bagnante, con eventi ed esercitazioni organizzate a Montalto di Castro e Tarquinia. Ampio spazio è stato dedicato alle missioni programmatiche tramite l'impiego di tutte le componenti operative dislocate lungo ciascun compartimento marittimo. Questi risultati raggiunti: persone soccorse 252, unità navali soccorse 77, controlli totali effettuati 18.513, illeciti amministrativi rilevati 758, notizie di reato 80. Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela ambientale con 82 campionamenti dei combustibili a uso marittimo utilizzati a bordo delle navi in transito, elevate 2 violazioni amministrative per un totale di 60.000 euro, individuati 15 illeciti, effettuati inoltre molteplici controlli attinenti al regolare funzionamento di alcuni impianti di depurazione e di sollevamento, con particolare riguardo al litorale di Tarquinia. Per quanto attiene invece la tutela del demanio, i militari della Capitaneria di Porto hanno riscontrato diversi abusi in danno del demanio marittimo, con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria di 5 gestori di strutture balneari per occupazione abusiva e innovazioni sul demanio non autorizzate. Nella zona di Fiumicino, tra l'altro, sono state denunciate 31 persone, sequestrati 4 chioschi, un ristorante, 26 tende da campeggio, oltre al rinvenimento di 750 grammi di sostanze stupefacenti. Sulla filiera ittica, invece, i militari hanno eseguito verifiche approfondite, arrivando a sequestrare 2,5 tonnellate di prodotti ittici scaduti e di dubbia provenienza, elevando sanzioni per un totale di 20.000 euro circa. Impegno profuso anche nel monitoraggio e controllo del diporto e del traffico marittimo, sequestrati in pochi mesi 117 cinture di salvataggio a bordo di un traghetto in navigazione verso l'isola di Ponza, poiché in stato di deterioramento. Sotto l'aspetto dell'attività amministrativa, invece, la Capitaneria di Porto ha rilasciato 137 bollini blu nell'ambito del compartimento marittimo di Civitavecchia, 233 nell'ambito di quello di Fiumicino e 238 nell'ambito di quello di Gaeta. Questo dunque il bilancio della Capitaneria di Porto per quel che riguarda appunto questo Mare Sicuro targato 2013, che di fatto diciamo chiude la stagione estiva, almeno per quel che riguarda naturalmente i controlli della Guardia Costiera. Apriamo a questo punto la pagina dello sport. Si parla molto di pugilato oggi sui giornali, c'è questo titolo ad esempio per quel che riguarda Marsili che cambia manager per non perdere l'europeo. Il tizzo, così lo chiamano, rescinde il contratto con Spagnoli e torna con Salvatore Chierchi. La difesa del titolo continentale che stava per sfumare slitta invece a novembre. Sulla provincia troviamo un'altra notizia di pugilato invece, e in questo caso invece slitta a dicembre l'europeo di Gianluca Branco, e parliamo come detto sempre di pugilato. Troviamo poi anche quest'altra notizia che riguarda invece il windsurf, perché sembra che tutto sia pronto alla Lega Navale Italiana per il mondiale yacht. E poi il calcio naturalmente, con i risultati di Coppa, calcio, promozione, Coppa, CPC e Santa Marinella vincono pari invece per il Corneto. Vediamo invece il titolo sul mercoledì di Coppa sulla pagina del quotidiano Il Messaggero. Coppa Italia, il Santa Marinella travolge il Piano Scarano, finisce 4-1, e poi ancora invece la CPC che supera il Bolsena per 3-1, ma ha ancora troppe pause. Questo è il commento del quotidiano Il Messaggero. Due domande io avrei sullo sport per i nostri ospiti.
ospiti. La prima la faccio subito ad Angeloni, a cui chiedo davvero una risposta molto breve perché siamo ormai in chiusura. Il mondiale di windsurf, no, che è alle porte, c'è stata una conferenza stampa poco fa, qualche giorno fa, qualche settimana fa forse, dove si era annunciato questo grande lavoro che verrà fatto su tutta la l'area delle Ferrovie dello Stato, che ha dato appunto in concessione al comune, dove devono nascere molti parcheggi proprio in vista di questi mondiali di windsurf. Io sono passato l'altro giorno, non si è mosso ancora nulla. Quando cominciano questi lavori, Angeloni? Bravi nel finale. Come? Siamo bravi nei finali, nei rush finali. Ah, ho capito. Arriviamo all'ultimo momento. Arriviamo. All'ultimo va bene, va bene. Come... Tieni conto che l'aria è stata consegnata ieri. Sì, sì, quindi insomma si comincerà a breve. Continua a passare, se non ci sono novità mi chiami. Ok, se non vedo nulla ti chiamo, così... Va bene. Una bellissima risposta democristiana. Una bellissima risposta democristiana. Si vede che ogni tanto fai qualche reminiscenza. Però no, quello che viene quello che sarà fatto, tranquillo che sarà fatto. Quello che sarà detto sarà fatto. Perello, invece ho un'altra domanda riguardo invece lo stadio Fattori, perché oggi, se non ricordo male, scade il bando per il project financing che l'amministrazione doveva presentare appunto per lo stadio, no? Altra battaglia sulla quale mi avete impegnato. Innanzitutto devo fare una precisazione prima di questa cosa. Abbiamo consegnato, penso nei giorni scorsi l'avete sicuramente anche letto in questa rassegna stampa, sono state consegnate 2000 firme, sono state consegnate contro questa delibera dirigenziale fatta dall'amministrazione. E devo ringraziare quindi prima di tutti le associazioni che hanno partecipato, e io sono stato solamente una piccola goccia in questo oceano, e su tutti, e chi di sport se ne intende lo pratica da tanti anni, che è Bebo Melchiorri. E che cosa abbiamo fatto? Beh, innanzitutto io da consigliere comunale mi sono stupito di questa faccenda, perché ho letto molti comunicati anche di associazioni, partiti, eccetera. Io per esempio non la penso come la pensa il Movimento 5 Stelle, che è quasi un mio omonimo, dove dice che lì non va toccato niente perché il Pizzerato lo permette, 0001, non si deve costruire nulla, deve restare tutto com'è perché ha la tribuna di prima del 36. Io non sono un... come mi definisco? Io non mi definisco... Va ragionato. Perché c'è da dare uno stadio alla città, c'è da dare dei campi non solo per giocare ma anche di allenamento per quanto riguarda il Civitavecchia Calcio, e c'è da pensare a tutto quello che può riguardare quella zona e può portare. Cosa non condivido? Non condivido il fatto che viene fatto in silenzio, attraverso una determina dirigenziale firmata dal dirigente, che è Mencarelli, e sottoscritta dal sindaco, e viene mandato a bando di gara. Cioè viene completamente, il discorso che facevamo all'inizio, levato il consigliere comunale dalla funzione. Questo è un argomento che andava discusso, secondo me, in commissione consigliare sport, in commissione consigliare urbanistica, e poi mandato al consiglio comunale, non fatto così attraverso una determina dirigenziale. Perché fossi stato anche consigliere di maggioranza, ma non solo d'opposizione, mi sarei arrabbiato di questa cosa, perché voglio partecipare a questa scelta. Avrebbe ragionato nella stessa in queste maniera, cose insomma. Dobbiamo ragionare. E affinché chi farà questo compenserà, anche perché io non vengo da Montagna del Sapone, quindi è chiaro che deve fare qualche costruzione, che siano ristoranti, che siano bar, che siano centri commerciali, che siano un piccolo approdo, sono tante cose, dice qua, delibera non dice nulla, e questa confusione andava chiarita all'interno delle commissioni giuste. Ma soprattutto dobbiamo mettere il Civitavecchia Calcio e i campi da calcio al centro del progetto. Sport, non vorrei che tra 10 anni lì ritorna un parcheggio come adesso, e poi c'è tutto meno sport, che quello. Benissimo. Perello, grazie per essere stato nostro ospite. Angeloni, grazie anche a lei per essere stato grazie. Con noi. Noi ci fermiamo soltanto un attimo per il consueto spazio pubblicitario. Ci ritroviamo subito dopo per andare a vedere che cosa propongono i quotidiani telematici, quelli locali e quelli nazionali. A tra poco.